cittadini extracomunitari in immobili sprovvisti dei requisiti igienico-sanitari essenziali, destinati a case in violazione di ogni norma. Inoltre, alcuni occupanti non in regola con il permesso di soggiorno e perciò clandestini. Sono state accertate violazioni per sfruttamento dell'immigrazione clandestina, per mancato rispetto della normativa sull'ospitalità dei cittadini stranieri, violazioni in materia urbanistico-edilizia, violazione alla normativa sul sovraffollamento abitativo e per uso di locali non idonei all'uso abitativo, con diffida ad abbandonare le strutture sprovviste dei requisiti previsti dalla legge. Irregolari ammassati in tuguri e garage, controlli a tappeto sul territorio comunale di San Marzano sul Sarno. Dall'alba di ieri mattina gli agenti del comando di polizia locale, in sinergia con i militari della stazione dei carabinieri, hanno effettuato nel centro storico dei sopralluoghi al fine di verificare il fenomeno del sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione, oltre a quello dell'occupazione di altri spazi ad uso abitativo. Il tema degli extracomunitari, che è stato molto sentito negli ultimi tempi, sarà affrontato con determinazione da questa amministrazione per garantire la pubblica sicurezza, ha detto il sindaco Zuottolo. Abbiamo trovato persone che sono qui per lavorare, ammassate in un garage. Sarà un'azione sinergica quella tra polizia locale e carabinieri per stroncare, ha detto il primo cittadino, un fenomeno troppo diffuso in città e a cui la mia amministrazione comunale ha deciso di non fare sconti. Stiamo dando seguito a quanto deciso nei mesi scorsi in Consiglio Comunale e per questo, ha detto Zuottolo, mi ritengo soddisfatta. Un problema molto sentito dalla nostra comunità, specialmente negli ultimi tempi, e a seguito anche dell'adozione del regolamento sul sovraffollamento dei locali dati in locazione e anche sulle condizioni igienico-sanitarie che è stato mesi fa adottato dall'amministrazione comunale, oggi è iniziata un'azione programmatica di controllo, di accertamento e di verifica. A Via Veneto si è scoperta un'abitazione dove vi erano dei clandestini, vi erano degli irregolari che vivevano in condizioni igienico-sanitarie a dir poco disumane o addirittura orrende. Loro logicamente sono state prontamente denunciate e in questo caso la cosa che sottolineo che fa più male è che sono purtroppo concittadini, quindi sono cittadini di San Marzano sul Sarno che affittano tali locali che non sono ad uso abitativo, ma si tratta di garage, si tratta di deposito dove vanno ad ammassare delle persone che purtroppo vengono nel nostro territorio per lavorare. Ecco allora che sono state elevate delle infrazioni per sfruttamento degli extracomunitari, per accertamento e quindi violazione delle regole igienico-sanitarie, condizioni igienico-sanitarie, dei locali che si vanno a dare in locazione. È un problema questo sentito della clandestinità che sarà affrontato con determinazione e senza sconti da parte dell'amministrazione. Perché un fenomeno di degrado che magari può essere portato avanti nel tempo da parte degli stessi cittadini. E in questo momento voglio dire ai miei concittadini, è partita questa azione, l'amministrazione è presente, siamo coadiuvati dalle forze dell'ordine, vi chiedo di denunciare situazioni di illiceità di cui siete a conoscenza, di denunciare situazioni di eventuale spaccio di sostanze stupefacenti o di persone che tengono in condizioni igienico-sanitarie disumane delle persone all'interno di locale, di garage, di container. Il nostro paese, San Marzano, è un paese che è totalmente votato alla integrazione, alla pace sociale, alla convivenza sociale pacifica. Però ultimamente avevamo avuto degli episodi di violenza sessuale su minorenni, episodi di violenza per strada causati da insomma persone che poi si sono rivelate in condizioni di clandestinità che non dipendono assolutamente da noi. Il paese è nostro e spetta a noi difenderlo.